Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale, rieccoci insieme su Pro Cycling Manager. Nuvoloni all'orizzonte. Perché dico nuvoloni? Perché sono successe delle cose un po', diciamo, che non mi aspettavo. Ho provato a registrare come al solito Pro Cycling facendo le ultime 4 tappe del Tour de France, ma non so per quale arcano motivo il file video risulta corrotto. Ho provato a editarlo, ma niente, non mi si blocca ogni volta il programma e non funziona. Anche quando provo ad avviarlo semplicemente da Windows, non si interrompe a metà, quindi non riesco proprio a editarlo. Ho provato a usare due programmi diversi, ho usato anche due computer diversi. Ma niente, non si riesce a far partire la cosa. Quindi vi farò vedere i giusti risultati. Questa è una cosa che mi dispiace perché veramente ci tenevo a portarvi un bel video sulla fine del tour. Avevo registrato anche tutta l'ultima tappa perché volevo farvela godere perché era l'ultima. Niente, quindi andiamo a vedere come mi sono posizionato. Allora, nelle ultime 4 tappe sono arrivato 28esimo, 13esimo, 25esimo e 16esimo, posizionandomi in classifica generale 21esimo, e lo fa vedere qui. Poi a punti sono arrivato settimo, questo me lo ricordo, settimo a punti, secondo in migliori giovani. E in globale montagna, vabbè, ero ben distante, ero tipo 15esimo, 16esimo, ora non ricordo. Comunque sia, mi dispiace molto, peccato, veramente peccato. Qui intanto ci vedete top 10 nella tappa 17, vabbè. A parte questo, vi volevo dire che questo sarebbe stato anche l'ultimo video di Pro Cycling, perché avevo intenzione di fermarmi con la serie. Infatti il mio obiettivo iniziale era riuscire a diciamo divertirmi e a fare video su questo splendido gioco che è passato letteralmente in sordina per molti. E quindi mi ero prefissato tre obiettivi che poi sono stati bene o male raggiunti, perché il primo era riuscire a arrivare nel gioco a un tour importante come quello del Tour de France. Magari riuscendo a strappare qualche vittoria, vabbè, non ci siamo riusciti nel Tour de France, almeno nel Giro d'Italia comunque siamo riusciti a prendere la maglia di miglior giovane e nei campionati italiani a vincere la maglia. Comunque, quello era uno degli obiettivi. Il secondo obiettivo era, diciamo, creare una community. Quindi creare il canale, portarlo avanti per un po', vedere se, diciamo, poteva interessare qualcuno il poter fare video e mi ha fatto piacere vedere che siete stati abbastanza partecipi della cosa, cioè avete commentato, mi avete supportato, mi avete criticato, giustamente in molti video me lo meritavo e niente, e anche quel secondo aspetto era importante e volevo che si raggiungesse, quindi anche questo secondo obiettivo è stato portato a termine. Terzo obiettivo, ovviamente la serie non può essere infinita. Volevo fare però una serie abbastanza lunga e quello che ho fatto l'ho raggiunto praticamente, perché questo è il 54esimo episodio. Sfido a trovare qualcuno in Italia che abbia fatto 54 episodi di Pro Cycling o comunque sia di un gioco così. E detto ciò, come intendo cambiare adesso al di fuori, cioè togliendo Pro Cycling? Ho intenzione di continuare le serie che sto portando avanti, cioè XCOM 2, quindi lo porterò a compimento, cioè finirò la campagna, poi Punch Club e poi avevo intenzione di, vabbè, riprendere Call of Duty che l'ho lasciato un po' da parte e infine cercare un nuovo titolo.
e quel nuovo titolo io ho in mente MXGP2. Ovviamente non è scelta, non l'ho ancora scelta la cosa, però vorrei sentire la vostra, nel senso, qui sotto i commenti scrivetemi se vi può interessare la cosa, se potete apprezzare questo cambiamento, se il titolo vi possa piacere, perché deve anche attirare la vostra attenzione, altrimenti che li faccio a fare i video. E quindi niente, vi ringrazio per tutti coloro che mi hanno seguito e che magari smetteranno di seguirmi perché non faccio più pro cycling. Vi ringrazio ancora di più per quelli che continueranno a seguirmi anche se faccio un titolo diverso da quello iniziale del canale. E niente, mi dispiace di aver concluso giusto così con la carriera di Seiden. Purtroppo non avrei voluto rifare le quattro tappe, ma c'è l'autosalvataggio in pro cycling, quindi una volta che l'hai fatte non puoi tornare indietro e ricaricare il salvataggio, altrimenti l'avrei fatto e non vi avrei detto niente, ecco. Detto ciò, ci vediamo a un prossimo video, mi raccomando commentate e fatemi sapere la vostra. Un saluto e alla prossima.